Segnali dallo spazio profondo. Misteriosi cerchi nel grano. Messaggi nascosti nelle stesse strutture del nostro pianeta. Sin dall'alba dei tempi, gli umani hanno guardato il cielo e studiato la natura nel tentativo di capire qual è il loro posto nell'universo. Ma resta sempre una domanda. Siamo soli? In molti hanno visto degli UFO o degli extraterrestri, ma riuscire a comunicare con loro sarebbe la vera chiave per venire a conoscenza dei segreti della vita nell'universo. Alcuni credono che stiamo ricevendo messaggi extraterrestri da millenni. Evidenze recenti potrebbero rivelare segnali di vite aliene che cercano di comunicare con noi. Saranno ambasciatori di pace o signori della guerra? E noi siamo in grado di decifrarli? In questo episodio riveleremo quelli che potrebbero essere i messaggi alieni più devastanti per l'umanità. Alieni, nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Colorado Springs, Colorado, 1899. Nikola Tesla, uno dei pionieri della moderna elettricità, testa uno strumento che spera possa sfruttare l'energia di un fulmine durante una tempesta. Nel seguire la tempesta, la macchina riceve dei segnali radio per studiare più a fondo i modelli meteorologici. Improvvisamente, la macchina di Tesla riceve una strana serie di segnali. A quanto sembra, non sono più dei semplici segnali statici. Si sentono due voci che parlano uno strano linguaggio. Tesla descrive l'evento come il saluto di un pianeta a un altro. All'epoca dell'intercettazione di questo segnale, il mondo non era estraneo all'attività extraterrestre. Nel 1896 c'era stata una lunga serie di avvistamenti nell'area di Los Angeles. All'epoca il primo volo non c'era ancora stato e l'aeroporto di Los Angeles non esisteva. Non c'è spiegazione per ciò che possono aver visto volare in cielo. Si pensa che i segnali ricevuti dallo strumento di Nikola Tesla siano la prima registrazione di una comunicazione con un'intelligenza aliena nell'era delle macchine. Che Tesla abbia accidentalmente comunicato con gli alieni? Questi primi segnali pongono le basi per un'ossessione che da allora attanaglia l'umanità. Il più grande e complesso tentativo di comunicare con gli extraterrestri ha inizio negli anni 60. Il progetto SETI, finanziato dal governo americano fino al 1995. Dal radiotelescopio della base di Arecibo, Porto Rico, il SETI invia un segnale nello spazio fino a una distanza di 25.000 anni luce. Quando decidemmo di inviare un messaggio nei cieli, nella speranza di comunicare con una civiltà aliena, scegliemmo di farlo con un codice binario, perché è un linguaggio universale. Così, quando inviammo il messaggio di Arecibo, vi inserimmo dettagli sulla nostra posizione nell'universo, sulla struttura del nostro DNA e altre informazioni riguardanti l'umanità. Fu il messaggio più potente mai inviato. Oltre al messaggio di Arecibo, la NASA lancia quattro sonde che trasportano saluti terrestri, un'azione piuttosto inusuale per un ente che notoriamente esclude l'esistenza degli alieni. Poco tempo dopo vengono lanciati anche i Voyager 1 e 2, che trasportano dischi d'oro da 30 centimetri contenenti saluti nelle varie lingue della Terra e informazioni sugli umani. I messaggi sono stati inviati, ma gli esperti sono davvero pronti per una risposta? Dossier segreto. Il segnale wow. Ohio State University, 15 agosto 1977. Il SETI riceve una breve e scioccante raffica di onde radio alle ore 23:16. Il volume del segnale registrato è 30 volte superiore a quello dei normali segnali dallo spazio. Viene tracciato per 72 secondi, dopodiché sparisce. L'inaspettata raffica di suoni dallo spazio è un evento così raro che il messaggio viene siglato con l'esclamazione «Wow!» da uno dei tecnici al lavoro quel giorno. Il segnale «Wow!» viene liquidato come anomalia.
Il fatto che non si sia più verificato porta molti a credere che sia stato un semplice guasto tecnico o un errore umano. Ma evidenze recenti suggeriscono che è improbabile che si verifichi un segnale costante. La quantità di energia necessaria per emettere il segnale sarebbe immensa ed è per questo che il SETI invia nello spazio raffiche come il segnale WOW. Ma non ci sono stati più segnali da quello del 1977? O forse il SETI da allora è rimasto in contatto con forme di vita aliena? 20 anni dopo, il SETI scopre un altro segnale extraterrestre. Viene tracciato per più di 13 ore, finché non viene rilasciato un comunicato ufficiale secondo il quale si tratta del segnale di un satellite europeo. Ma è davvero così? Il dottor Steve Greer, illustre ufologo, sostiene il contrario. In un'intervista del 2006, Greer afferma: «Hanno ricevuto numerosi segnali extraterrestri. I segnali erano così tanti che i loro sistemi hanno subito disturbi esterni da parte di un'organizzazione umana che non voleva che quei segnali continuassero a essere ricevuti». Quale agenzia governativa potrebbe essere responsabile dell'insabbiamento di un messaggio da un mondo alieno? E che cosa potrebbe mai guadagnarci tenendone all'oscuro l'umanità? Comunicare con un'intelligenza aliena è diventata un'ossessione per molti ufologi. Rispondere alla domanda «Siamo soli nell'universo?» è di primaria importanza per la ricerca ufologica. Ma una risposta potrebbe essere già arrivata. Dossier segreto. La foresta di Rendlesham. Alle prime ore del mattino del 27 dicembre 1980, due soldati di guardia vedono delle luci insolite fuori dalla base aerea di Woodbridge. L'aviere John Burroughs e il sergente Jim Penniston vanno a indagare e nella foresta trovano un misterioso oggetto luminoso ricoperto di strani simboli. Tutto intorno a noi l'aria era carica di elettricità. La sentivamo sulla pelle e sui vestiti. In quel momento capii che non si trattava di un aereo, era un oggetto non identificato. Penniston allunga la mano per toccare i simboli impressi sulla superficie dell'oggetto. Una decisione che cambierà la sua vita per sempre. Ho passato la mano sopra quei simboli lungo tutta la superficie. Era liscia come il metallo, ma i simboli erano ruvidi. Ma uno dei simboli era decisamente più grande degli altri e così ho deciso di toccarlo. E dopo averlo fatto, c'è stato come un lampo di luce bianca che mi ha accecato. Ho iniziato a vedere degli uno e degli zero che lampeggiavano. Erano come dentro la mia mente. I due soldati fanno rapporto dell'accaduto e descrivono come l'UFO sia svanito nel cielo della notte. Qualche tempo dopo, Penniston trascrive i messaggi rimasti impressi nel suo cervello. I computer sono ancora ai primordi, all'epoca in cui Penniston riceve il messaggio. Passeranno anni prima che possa realizzare che gli uno e gli zero sono un comune linguaggio informatico che può essere decodificato, il codice binario. Nel 2012 ho ricevuto 6 pagine del taccuino di Jim Penniston, piene di uno e di zero. Mi è stato chiesto di verificare se vi era contenuto un messaggio. Dubitavo che avrei trovato qualcosa in quelle pagine, ma quando ho inserito i dati nel convertitore del mio computer, sono rimasto davvero sconvolto nello scoprire un breve messaggio. Una volta decodificato, il messaggio di Penniston dice: esplorazione dell'umanità per continuo progresso planetario. Quando ho letto il messaggio ho sentito un brivido lungo la schiena. Non mi aspettavo di trovare qualcosa. E invece ecco davanti a me un messaggio proveniente dagli alieni. Volevano comunicare con noi. Il messaggio contiene anche delle coordinate che indicano un punto al largo delle coste dell'Irlanda noto come High Brazil, il luogo di una leggendaria isola sprofondata simile al continente perduto di Atlantide. L'isola esiste ancora, ma giace a più di 600 metri sotto la superficie dell'oceano. Che Penniston abbia ricevuto un messaggio telepatico dall'oggetto alieno? E qual è il significato dell'isola sprofondata al largo delle coste dell'Irlanda? Gli esperti ancora oggi cercano di dare risposta a queste domande. Ma non tutti i messaggi provenienti da fonti extraterrestri sono criptici come quello di Rendlesham. Alcuni sono in bella mostra sotto gli occhi del mondo.
I cerchi nel grano affascinano gli esperti sin da quando sono stati avvistati negli anni 70. Alla fine del XX secolo sono stati rilevati più di 10.000 cerchi nel grano in 26 nazioni. Compaiono misteriosamente dal nulla e spesso presentano schemi e disegni molto complessi. Che cosa cercano di comunicarci questi schemi geometrici? La famosa cosmonauta russa Marina Popovic e le sue colleghe scienziate Victoria Popova e Lidia Andrianova credono di aver decodificato il messaggio dei cerchi nel grano. La loro interpretazione rivela l'agghiacciante avvertimento all'umanità di una catastrofe imminente. Sostengono che i cerchi parlino dell'impatto che l'uomo ha avuto sulla biosfera e degli effetti catastrofici dell'indebolimento del campo magnetico della Terra. Affermano che i cerchi possono dirci come poter scongiurare questo destino. Che i cerchi nel grano siano avvertimenti apocalittici? Tra poco, esiste una comunicazione bionivoca tra alieni e umani? E se è così, chi sta parlando per nostro conto? Alieni, nuove rivelazioni. I più sconcertanti segreti del... Bentornati a Alieni, nuove rivelazioni. I messaggi captati dai radiotelescopi e gli allarmanti avvertimenti dei cerchi nel grano potrebbero essere segnali di vita aliena. Che gli alieni stiano cercando di comunicare con noi? E perché vengono da noi adesso? I progressi tecnologici fatti da geni come Nikola Tesla nel tardo 1800 sono stati solo l'inizio. Il nostro progresso scientifico prosegue a ritmi allarmanti, senza mostrare segni di rallentamento. Che gli extraterrestri siano preoccupati per il nostro progresso scientifico? E in questo caso, stanno forse cercando di prendere il controllo della vita umana? Quali potrebbero essere i loro piani a lungo termine per la Terra? La risposta potrebbe trovarsi in un'inquietante lista di regole incise su uno dei più misteriosi monumenti di pietra dell'America. Dossier segreto. Il Georgia Guidestones. Queste linee guida sono estremamente controverse e danno vita a curiosità e dibattiti che vanno ben oltre il nord-est della Georgia. Il monumento è stato creato da mani umane, ma è possibile che sia stato progettato con degli scopi alieni in mente? Nel 1979, uno sconosciuto, sotto lo pseudonimo di Christian, commissiona l'opera, che tuttora si trova in Georgia, 140 km a est di Atlanta. Incisi sulle enormi pietre ci sono dei messaggi per l'umanità. Fa che queste linee guida conducano a un'era della ragione. Molti dei messaggi invitano a vivere in armonia con la Terra e con gli altri, ma alcuni prospettano un'era della ragione basata su sinistre indicazioni. Guida saggiamente la riproduzione. Unisci l'umanità con una nuova lingua viva. Mantieni l'umanità sotto i 500 milioni, in perenne equilibrio con la natura. L'attuale popolazione della Terra è di oltre 7 miliardi. Che l'età della ragione inizi con un genocidio di massa per portare la popolazione della Terra a 500 milioni? Una prima considerazione riguardo a un'eventuale invasione della Terra da parte degli alieni è molto basilare. Se hai intenzione di invadere un luogo, perché mai vorresti distruggere il posto che vorresti conquistare? Non sarebbe affatto logico ridurre tutto in macerie usando bombe, raggi laser, bombe fotoniche o qualsiasi altro astruso tipo di arma in grado di spazzare via il pianeta. Che senso avrebbe? Se questo è il pianeta che vuoi, perché distruggerlo? Alcuni esperti ritengono che il modo migliore per sterminare grosse fette della popolazione mondiale sarebbe un'epidemia aliena. Basterebbe bombardare il pianeta in varie zone con meteoriti provenienti dallo spazio che si dissolverebbero entrando a contatto con l'atmosfera terrestre, rilasciando dei gas e dei frammenti letali che ucciderebbero grosse fette della popolazione. Così come Stonehenge, il Georgia Guidestones è allineato con le stelle. Che l'allineamento astrale delle pietre sia un messaggio alieno di avvertimento per l'umanità? Mentre molti esperti guardano all'universo in cerca di possibili messaggi di origine aliena,
alcuni scienziati scavano nel profondo della stessa struttura alla base della vita umana. In Kazakistan, dei ricercatori hanno decodificato quello che ritengono essere un messaggio integrato nel nostro stesso DNA. In un recente articolo online si legge che questi scienziati affermano che il DNA umano è strutturato in modo così preciso da rivelare un insieme di schemi aritmetici e ideografici di un linguaggio simbolico. Sono giunti così alla conclusione che gli umani potrebbero essere stati creati al di fuori del sistema solare. Definiscono questa scoperta come SETI biologico. Il codice matematico nel DNA umano non può essere spiegato dall'evoluzione. Siamo i viventi contenitori di una qualche sorta di messaggio alieno. Questo suggerisce che la struttura alla base della vita sulla Terra abbia avuto origine o sia stata progettata fuori dal sistema solare. L'ibridazione tra alieni e umani avviene quando un extraterrestre prende il DNA di un umano e in qualche modo riesce a farlo combaciare con il proprio per riprodursi, perché molti di questi esseri sono sterili. Che il pianeta Terra faccia parte di un più grande disegno galattico che sfugge all'attuale portata della comprensione scientifica? Abbiamo i testi sacri come la Bibbia, la Torah, il Corano e... In questi testi abbiamo rappresentazioni di cose ed eventi estremamente sovrannaturali, messi insieme a tutte le tradizioni culturali delle popolazioni indigene e delle grandi civiltà del passato, come quella dei Sumeri, abbiamo una continua documentazione di qualche sorta di contatto con lo spazio celeste, sin dagli albori dell'umanità. Gli umani ricevono messaggi dagli extraterrestri sin dalla notte dei tempi. Ma evidenze scioccanti suggeriscono quello che molti ufologi moderni avevano previsto. Un messaggio alieno che potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle. Le recenti scoperte degli scienziati kazaki mostrano che la nostra struttura genetica sfugge a qualsiasi spiegazione naturale. Che lo stesso meccanismo biologico della nostra evoluzione sia soltanto uno schema progettato da una mano aliena? Secondo una teoria, i contatti tra umani ed extraterrestri sono iniziati quando gli extraterrestri hanno manipolato il DNA di 3 ominidi. E l'hanno manipolato così da creare una struttura per generare una razza di individui in grado di svolgere mansioni, usare utensili e usare un linguaggio. Ma se siamo stati progettati, è possibile che sia frutto di progettazione anche l'ambiente in cui viviamo? L'uomo è in parte macchina? O semplicemente viviamo in una macchina? Alcuni esperti credono che il nostro intero universo esista in una sorta di hard disk biologico e che la Terra e la vita su di essa non siano altro che un sofisticato software extraterrestre. Avete visto? Alieni, nuove rivelazioni. I più grandi segreti dell'universo. Incontri ravvicinati. Non c'è modo di sapere dove e quando avverranno. Ma tra tutti gli scenari possibili, nessuno è più terrificante di quello in cui siamo inconsapevoli, fino a che è troppo tardi. La nostra casa è il luogo in cui dovremmo sentirci più al sicuro, ma è anche dove siamo più vulnerabili, dal momento che il sonno offre la perfetta opportunità agli alieni di agire. Un tipico rapimento alieno di solito avviene durante la notte. La vittima è addormentata nel proprio letto. Ogni anno centinaia di persone denunciano intrusioni aliene. Ma come fanno a entrare nelle nostre case di nascosto? E cosa vogliono? In questo episodio vedremo come i sogni si trasformano in incubi quando gli invasori alieni entrano nelle nostre camere da letto. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Contea di Ulster, stato di New York.
26 dicembre 1985. Lo scrittore Whitley Strieber sta passando le feste nel suo chalet in mezzo ai boschi con amici e parenti. Intorno alle 20:30 Strieber attiva il sistema di allarme dell'abitazione e si ritira per la sera. In piena notte viene svegliato da uno strano suono. Alzatosi per controllare, Strieber è sconvolto nel vedere un alieno entrare nella sua stanza. In quel momento perde i sensi. La prima cosa che Strieber ricorda è di essersi svegliato nei boschi non lontano dallo chalet. Non ha nessuna idea di cosa sia successo da quando si è alzato dal letto per affrontare l'alieno. Perseguitato dall'incidente, Strieber si sottopone a sedute di ipnosi regressiva per recuperare i ricordi di quelle ore. I risultati sono scioccanti. Strieber ricorda di aver fluttuato fuori dalla finestra della camera da letto fino a un UFO sospeso sopra lo chalet. A bordo è stato sottoposto a una serie di complicate procedure mediche, tra cui l'inserimento di un lungo ago nel suo cervello. Alla fine, il terapista di Strieber attribuisce i ricordi del rapimento alieno a una forma di epilessia nota per causare allucinazioni vivide e spesso bizzarre. Ma l'uomo respinge del tutto la diagnosi. È convinto che ciò che ha visto e provato sia reale e scopre che la sua esperienza, per quanto straordinaria, non è un caso isolato. Appena 4 anni dopo, nel 1991, un sondaggio stima che circa 4 milioni di americani hanno avuto incontri ravvicinati dello stesso tipo. Il sondaggio riporta che la maggior parte delle vittime sostiene di essere stata rapita nel cuore della notte. Tutte ricordano di essere state completamente immobilizzate e trasferite dalla loro auto o camere da letto su un UFO. Lì hanno visto sale operatorie ospedaliere, luci accecanti ed esseri alieni con occhi grandi. I testimoni raccontano di essere stati sdraiati su un lettino da ospedale e sottoposti a procedure fisiche, nudi, spaventati e paralizzati. È un'ipotesi inquietante. Ma perché gli alieni prendono di mira proprio le camere da letto? È un modo per cogliere le vittime alla sprovvista? O il motivo si nasconde nel sonno stesso? Gli uomini sono piuttosto vulnerabili quando dormono. Chiudono gli occhi e non prestano attenzione a chi o cosa c'è intorno. Il cervello non processa le informazioni al 100%. Molte volte le incorpora nei sogni, altre volte non le processa affatto. Quasi tutte le vittime di rapimenti notturni si domandano se l'esperienza sia stata reale o un sogno. È per questo che gli alieni entrano nelle nostre case di notte? Il sonno offre loro la perfetta copertura per rapire esseri umani? O c'è un altro motivo? Lo scrittore Whitley Strieber dichiara di essere stato rapito dagli alieni nella camera da letto del suo chalet nello stato di New York. Dalla luce accecante alla sensazione di paralisi irreversibile, il suo racconto mostra tutti i segni caratteristici di un'invasione domestica. È un'esperienza terrificante, condivisa da migliaia di altre persone. Mark Routley, inglese, è la vittima di un'invasione notturna. All'improvviso, di soprassalto, mi sono svegliato, erano le 3 del mattino, terrorizzato, in preda al panico. Ero paralizzato, sapevo cosa stava succedendo. Nella stanza c'erano 3 esseri. Potevo vedere tutto intorno a me. Ero lucido, completamente sveglio. Solo paralizzato, dalla paura. Non so se abbiano fatto qualcosa per immobilizzarmi, non lo so. Routley giace indifeso, mentre uno degli esseri attraversa la stanza. Tutto quello che ricordo è un qualche oggetto che mi perforava l'orecchio. Tutto qui. Mi sono risvegliato alle 8 di mattina senza ricordare niente. Non so cosa mi sia successo. È uno scenario spaventosamente familiare. Una vittima vulnerabile, paralizzata, un dolore intenso e ore, spesso giorni, cancellati dalla memoria. Ma nonostante la serietà di queste dichiarazioni, la comunità scientifica rifiuta di indagare. Invece, attribuisce il fenomeno delle invasioni notturne alla paralisi nel sonno, una condizione fisica temporanea che può verificarsi al momento di addormentarsi o al risveglio. Le vittime scoprono all'improvviso di non riuscire a muoversi. Lo stato spesso causa una sensazione di impotenza che può velocemente trasformarsi in terrore.
È possibile che le presunte vittime dei rapimenti notturni sperimentino semplicemente la paralisi nel sonno? I racconti sulle invasioni aliene non sono altro che le visioni febbricitanti di menti spaventate? Ma se così fosse, come può la paralisi nel sonno spiegare le incredibili somiglianze tra migliaia di versioni diverse? L'elemento comune a tutte le invasioni notturne è la luce accecante che precede l'arrivo degli alieni. Ma qual è il suo scopo? È un modo per ottenere l'accesso alla camera da letto della vittima? O serve piuttosto a paralizzarla? Whitley Strieber dichiara che la moglie ha dormito per tutta la notte, nonostante la presenza della luce e la rimozione fisica dell'uomo dal letto. Com'è possibile che non si sia svegliata? Quando le persone raccontano le circostanze dei propri rapimenti, spesso dicono che sono avvenuti di notte e che c'era qualcuno di fianco a loro, che però non ricorda nulla. Può darsi che gli alieni conoscano un modo per isolare l'individuo che gli interessa e addirittura escludere o sopprimere la coscienza di coloro che non vogliono che vengano coinvolti in questa esperienza. È possibile che la luce faccia perdere i sensi a un individuo mentre ne trasporta un altro a un UFO vicino? Molti esperti credono che le vittime dei rapimenti notturni in realtà non vadano da nessuna parte. Pensano invece che la luce accecante le trasporti in una dimensione oltre il regno della percezione umana. Noi vediamo l'universo in tre dimensioni: altezza, lunghezza e larghezza. E sperimentiamo il passaggio di una quarta dimensione, il tempo. Ma i più grandi fisici del mondo pensano che ci possano essere addirittura 11 dimensioni diverse. E la loro esistenza potrebbe essere presto confermata. Dossier segreto. Dimensioni aliene. Alcuni rapporti resi pubblici recentemente hanno rivelato che gli scienziati che lavorano al Large Hadron Collider del CERN in Svizzera sono alla ricerca di prove che dimostrino che l'universo contiene più di quattro dimensioni. Ipotizzano che l'esistenza di queste dimensioni aggiuntive potrebbe spiegare alcune proprietà enigmatiche dell'universo. Gli atomi si scontrano a una velocità che si avvicina a quella della luce. I residui di queste collisioni stanno iniziando a svelare i più grandi segreti del nostro universo e entro 5 anni potremmo arrivare a scoprire le dimensioni esistenti oltre il regno della percezione umana. Molti ufologi credono che gli extraterrestri siano già in possesso dell'abilità di viaggiare tra le dimensioni. Sostengono anche che le vittime dei rapimenti notturni non siano portate in una navicella spaziale, ma vengano invece trasferite in una dimensione diversa rispetto alle tre che siamo in grado di percepire. Questo sarebbe il motivo per cui la moglie di Strieber è rimasta profondamente addormentata durante tutta la vicenda. Strieber dichiara di essersi svegliato nei boschi non lontano dal suo chalet. Ma è possibile invece che sia uscito autonomamente alla ricerca di un UFO che non è mai stato davvero presente? Le invasioni notturne sono opera di alieni che viaggiano tra le dimensioni? Ciò che le vittime degli UFO dichiarano di aver visto sono in realtà pure illusioni? Tra poco, il famoso caso di un'invasione notturna nel cuore di una delle città più densamente popolate del mondo. Ma questa volta, tra i testimoni, c'è anche una delle figure più potenti della Terra. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Bentornati a Alieni, nuove rivelazioni. Milioni di americani dichiarano di essere state vittime di rapimenti alieni durante la notte. Ma le loro versioni sono difficili da dimostrare, perché al momento del sequestro le vittime sono sole o i possibili testimoni perdono misteriosamente i sensi. Alcuni esperti credono che i rapiti non vengano portati su un UFO, ma piuttosto trasportati in un'altra dimensione. Ma un episodio presenta prove convincenti del contrario e potrebbe portare alla luce un elemento umano precedentemente sconosciuto dietro al fenomeno delle invasioni notturne. Dossier segreto. Il rapimento di Linda Courteel. New York City, 30 novembre 1989. Attorno alle 3:15 del mattino, due guardie del corpo che stanno scortando un dignitario straniero
scorgono un enorme oggetto luccicante sospeso vicino a un edificio a più piani. Capiscono subito che si tratta di un UFO che si staglia imponente nel cielo di New York. Lo spettacolo è sconcertante, ma non è niente in confronto a ciò a cui stanno per assistere. L'UFO emana un fascio di luce blu contro il dodicesimo piano dell'edificio. Ne escono delle figure che fluttuano attraverso la luce fino alla navicella in attesa. L'ultima è una giovane donna. Le due guardie ancora non lo sanno, ma stanno assistendo a un tipico rapimento notturno. La donna in questione verrà più tardi identificata come Linda Cortil. In seguito, la vittima dichiarerà che c'erano 5 alieni nel suo appartamento quella notte e che 2 sono rimasti indietro, mentre lei veniva trasportata verso la navicella in attesa. A bordo è stata sottoposta a procedure mediche invasive, simili a quelle descritte da altre vittime. Le due guardie del corpo informano anonimamente dell'incidente il famoso ufologo Bud Hopkins. Ma non sono gli unici testimoni. A quanto si dice, sul ponte di Brooklyn il traffico si è bloccato mentre gli automobilisti fissavano increduli l'UFO. Dato l'alto numero di testimonianze, la notizia rischia di diffondersi in tutto il mondo. Hopkins definisce il caso Cortil il più importante che abbia mai studiato per dimostrare la realtà oggettiva dei rapimenti UFO. La presenza degli alieni sulla Terra sta per essere accettata dall'opinione pubblica. È un evento di importanza storica che attira l'attenzione e le critiche del più grande scettico sugli UFO del tempo. Il giornalista Philip Klass è stato una figura controversa nel campo dei fenomeni UFO. Dai primi anni 60 fino alla sua morte, avvenuta nel 2005, ha analizzato centinaia di dichiarazioni sugli UFO, guadagnandosi il soprannome di Sherlock Holmes dell'ufologia. Scettico o convinto, Klass ha lavorato instancabilmente per sfatare le teorie sugli UFO. In una intervista sull'avvistamento UFO di massa, Klass mette in dubbio l'esistenza delle due guardie del corpo e sostiene che nessuno ha visto l'UFO immergersi nell'East River, come riportato da Linda Cortil. È un rifiuto netto del resoconto di vari testimoni, ma non tiene conto di un fatto importantissimo. Linda Cortil non ha mai dichiarato di aver visto l'UFO immergersi nel fiume. Il fatto è stato riportato dalle due guardie del corpo. Perché uno degli esperti di UFO più rispettati al mondo ha trattato i fatti del rapimento di Linda Cortil in maniera così negligente? È stata una semplice svista? O le prove erano così schiaccianti che Klass ha sentito la necessità di negare a ogni costo? Mentre Philip Klass è fin troppo desideroso di smascherare il caso Linda Cortil, un uomo rimane palesemente in silenzio. È il dignitario straniero scortato dalle due guardie. L'ufologo Bud Hopkins sostiene che si tratti di Javier Pérez de Cuellar, allora segretario generale delle Nazioni Unite. Una dichiarazione pubblica sull'incidente da un politico della sua importanza potrebbe dissipare definitivamente ogni dubbio dell'opinione pubblica circa la presenza degli alieni sulla Terra. Ma fino a oggi de Cuellar non ha rotto il silenzio sull'incidente. Le autorità internazionali stanno nascondendo informazioni fondamentali ai cittadini? Negli anni 90 Hopkins dichiara che gli alieni stanno tentando di prendere il controllo del genere umano una vittima alla volta, in una guerra silenziosa contro il pianeta Terra. Crede che stiano ricevendo aiuti dalle maggiori autorità del mondo per poter agire in totale segretezza. L'intenzione dei governi di nascondere questa informazione è un segno molto preoccupante. Ma forse le nostre maggiori paure si concretizzeranno quando sarà ormai troppo tardi. Le invasioni notturne continuano ancora oggi e non sembrano diminuire. Ma come agiscono gli alieni? E questi rapimenti sono autorizzati dai nostri stessi governi per motivi che rifiutano di rendere noti? Esistono molte teorie, ma la più terrificante ha origine in un complesso militare segreto del governo americano in New Mexico, nelle profondità della Terra.
La base Dulce è una presunta installazione militare all'interno del Monte Arculeta, nella parte settentrionale di Dulce, in New Mexico. Non ci sono torri di controllo né carri armati all'esterno. Le teorie del complotto sostengono che ci sia una base nelle profondità della montagna in cui non solo opera l'esercito degli Stati Uniti, ma dopo un patto stretto con gli alieni, si presume che agli extraterrestri sia stato permesso di condurre qualunque tipo di esperimento. Molti esperti credono che migliaia di umani siano stati sequestrati e portati alla base Dulce per test ed esperimenti. Si dice che l'installazione abbia 7 livelli, ognuno più terribile del precedente. Al 4° livello, i presunti esperimenti si concentrano su ipnosi e telepatia. Ma gli esperti credono che i più inquietanti siano quelli che riguardano le onde cerebrali attive mentre dormiamo. Cosa succederebbe se questi ricercatori riuscissero ad accedere alle nostre onde cerebrali mentre siamo svegli? Di base, creerebbero una porta attraverso la quale controllarci con facilità. Un recente studio condotto dal neurobiologo Norman Don ha portato a una conclusione terrificante. Don ha misurato le onde cerebrali di soggetti che hanno dichiarato di essere stati rapiti o di aver avuto incontri ravvicinati con UFO. E i risultati sono stati sconcertanti. In tutti i casi, le vittime sono riuscite a raggiungere uno stato alterato o di trance durante la veglia. Cose che prima del rapimento non erano in grado di fare. Gli incontri ravvicinati con gli alieni possono cambiare il modo in cui funziona il nostro cervello? In questo caso, Don potrebbe aver scoperto la ragione principale per cui gli alieni rapiscono così tanti esseri umani. Gli extraterrestri sequestrano gli abitanti della Terra per avere accesso alle loro menti e controllarli mentre sono svegli? E questo potrebbe rappresentare la nostra sconfitta definitiva? Il libero arbitrio smetterebbe di esistere e gli scopi degli alieni diventerebbero i nostri. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo.